Super balzo di Bitcoin delle cripto dopo la news della Fed scorsa settimana. Non bannano Bitcoin, ma un po' era un po' ce l'aspettavamo questa cosa, però sicuramente si rassicura quello che è il mercato istituzionale. Balzo delle cripto atteso, sì, nuovo mensile, l'abbiamo detto la scorsa settimana, è iniziato male, tra l'altro il mensile, ragazzi, era molto complesso da gestire. Ci siamo lasciati alle spalle eventuali rischi per quanto riguarda questo mese di ottobre. No, lo vediamo in questo video, vi faccio capire tutto quanto quello che ci aspetta. Il mese di ottobre è un mese complicato per quanto riguarda le cripto, per una peculiarità, un pattern che si sta andando a verificare a livello di analisi ciclica e che dovremo tenere sotto stretta osservazione, sotto stretta lente di ingrandimento, ragazzi, con il nostro super Bitcoin Gold. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, consueto video dell'analisi ciclica, aggiornamento di tutti quelli che sono i nostri indicatori, i livelli, i target e quant'altro, per capire l'attuale situazione e il livello più o meno, insomma, di operatività, ragazzi. Già ci sono dei grafici che ho qui davanti al mio monitor che vi ho preparato, ce n'è anche uno nuovo che vedremo oggi, perché vi faccio vedere qual è il canale discendente che sta bloccando la fase di rimbalzo dei mercati, la fase di rimbalzo di Bitcoin, e poi niente, ragazzi, facciamo un po' il punto della situazione, un po' unendo i puntini per quello che ci potrebbe aspettare questa settimana, ma anche verso proprio tutto il mese di ottobre, anche se poi faremo un video dedicato solo esclusivamente al mese di ottobre. Come sempre, io prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e basta, ragazzi, insomma, ho detto praticamente tutto. Va bene, allora screen e vai con il liscio per quanto riguarda quella che è l'analisi ciclica. Oggi andiamo dritti al toro. Questa è TH. Andiamo a vedere prima quello che è Bitcoin, analisi ciclica, analisi tecnica, poi vi mostro il nuovo grafico e poi si va avanti. Allora, ragazzi, il 22, se non sbaglio, il 22 esatto di, scusate, il 21 esatto di settembre è stato chiuso il ciclo mensile di Bitcoin da 33 giorni, un ciclo mensile leggermente più ampio. E poi il mercato ha fatto questa sua fase di rimbalzo, che era un po' difficile da interpretare, perché nei primi giorni, circa 7 giorni, il mercato ha stentato a rialzare la china, quindi a portarsi, diciamo, su nuovi massimi. Vedete, 8 giorni, quindi un ciclo settimanale difficile e complicato. Quindi da qui in poi invece ha tirato su un bel pump grazie alla news dovuta alla Federal Reserve, che hanno buttato un po' di acqua sul fuoco sulla questione del ban dei mercati delle cripto, perché la Cina sta giocando come sempre contro. Questo in realtà potrebbe essere anche una cosa positiva, perché una grande dittatura come la Cina che gioca contro non è male, diciamo, no, per quello che è l'idea generale dei mercati cripto e del mondo blockchain. Però, ragazzi, ovviamente gli istituzionali si sono un po' più tranquillizzati, quindi questa è una di quelle famose news, delle piccolissime, pochissime news che possono andare in effetti un po' a calmierare, a modificare quelli che sono alcuni equilibri. E in effetti questo sì, è visto. Super pump di 2 giorni, 1 e 2, più 5, più 10, soprattutto poi portato avanti anche dal break dei 45,2, livello che vi avevo indicato la scorsa settimana, livello chiave tra che distingueva quella che era un trend di breve ancora al ribasso da uno a invertito. In questo caso il trend in breve è invertito su Bitcoin, come vedete, insomma, dalla classica oscillazione degli zigzag, e quindi siamo nuovamente in trend rialzista di breve periodo. Nel medio periodo il mercato è assolutamente in barra di congestione, come vi spiegavo già negli scorsi video. In pratica siamo bloccati da febbraio del 2021
in un'oscillazione, diciamo tutto l'anno è in sostanza una grande barra di congestione per quanto riguarda Bitcoin. E, beh sì, un anno 2021 più complesso di quello che si aspettava, perché dopo il super balzo che ci aveva portato ai massimi storici di aprile, auspicava diciamo un recupero più veloce, invece il mercato si è chiuso in barra di congestione. Allora, questa è la questione. Allora, cosa dobbiamo guardare in questo momento? Primo livello importantissimo, 53. Questo è il livello che in questo momento sancisce tutta una struttura ciclica trimestrale al rialzo. Ma questo mensile, ragazzi, non è detto che abbia la forza di portarsi sopra i 53. Anzi, io non credo sarà così, è molto difficile, ovviamente lo spero ragazzi, ma non credo sarà così, per una serie di motivi anche dovuti a quelli che sono i miei indicatori di volatilità che stiamo utilizzando in Academy già da qualche mese. Abbiamo chiuso un altro mese con quella strategia della volatilità a più 10 senza leva chiaramente, quindi se poi usate la leva fate voi i conti. Però ragazzi, il mese di settembre era veramente complicato, quindi fare più 10 al mese di settembre va benissimo. Però poi ragazzi, secondo me ottobre è iniziato maluccio per quel tipo di strategia, e quindi il rischio che il mercato vada poi a fare una seconda parte del mese di ottobre molto molto debole, e c'è tutto ragazzi, proprio in virtù anche della questione legata a questa struttura del ciclo mensile. Allora, intanto livello di equilibrio per quanto riguarda la classica oscillazione di questa settimana è questo qui, cioè tra, anzi vi faccio vedere proprio il livello di equilibrio, è proprio esattamente i prezzi dove sta oscillando in questo momento, quindi non è un resistenza, non è un supporto, è semplicemente il prezzo giusto, ok, il prezzo giusto, vi ricordate quella trasmissione di tantissimi anni fa? È esattamente questo il significato di un prezzo di equilibrio, ragazzi, 47 circa e 5, insomma questo è il prezzo di oscillazione. Ora, questo ciclo mensile ha la sua naturale scadenza verso il 20 di ottobre. Il problema è che siamo più o meno al, fatemi vedere il calendario, al 4 di ottobre in questo momento, e soprattutto però questo mensile è già un po' avanti, perché praticamente è quasi a metà, e tant'è vero che questa struttura del mensile ha avuto la sua metà, il suo massimo proprio nella metà, cioè sembrerebbe un mese costruito in forma con un ciclo ternario che potrebbe avere questa struttura così. Ora, questa è secondo me una soluzione auspicabile in questa fase, ma il rischio che questa struttura ternaria di ciclo vada a configurarsi così, ragazzi, E c'è tutta quanta, perché nell'ambito della struttura di volatilità del mese di ottobre o facciamo un super pump, cioè praticamente ragazzi significa che dopo la chiusura di questo ciclo il mercato va a breccare questo livello, quindi dopo questa zona andiamo su a breccare, oppure dobbiamo scendere giù in questa zona. Ok, allora lo so che è un po' più complicato spiegarvi queste cose, è complicato su un video YouTube, vi assicuro, ci sono dei livelli di probabilità, ovviamente imparate a ragionare sempre in versione aleatoria, noi parliamo solo di probabilità, non parliamo mai di certezza, poi chiaramente ci sono tanti modi di salire su questo carro del vincitore. Quindi in questo momento questo ciclo mensile è estremamente complesso, io da un punto di vista di operatività di breve sono fuori dai mercati, in questo momento sono flat, mentre sono dentro con uno dei miei trading system, in mezzo termine ritornato dentro, insomma, sì e no, questo è un livello secondo me dove si può rischiare questa fase, che, come vi dicevo, di discesa nei prossimi giorni, più o meno dal 10 in poi, è rischiosissimo ragazzi, 10-12 di ottobre in poi. E lì un po' mi preoccupa, perché se questa fase di ribasso poi non ha la possibilità di andare a salire nei prossimi giorni, rischiamo gravemente di avere un mensile che addirittura può anche scendere sotto questo livello. Perché? Perché la struttura del ciclo trimestrale ha avuto un mensile rialzista, un mensile ternario
ribassista, e questo ternario che in questo momento può essere neutrale oppure insomma potrebbe in effetti fare così, chiudendo poi con un altro mensile ribassista tutta la struttura. Poi da qui in poi si può iniziare a ragionare in maniera diversa. Questa è la mia paura, è molto complicata questa situazione, non è facile darvi delle indicazioni più oggettive, ma a livello operativo considerate questa view. Considerate la view della possibilità che dal 10-12 di ottobre i mercati possano iniziare ad avere debolezza, quindi o tagliamo subito e andiamo a fare boom boom, cioè sopra questa zona qui, e ci dobbiamo arrivare ragazzi. Poi da qui in poi attenzione, perché se in effetti i mercati riescono a rompere questo livello, invertono di nuovo un trend insomma nel medio periodo, quindi diventa poi probabile che il mercato vada a impostare proprio un ciclo così e poi continua la sua salita. È un po' quello che ci aspettiamo, ma in ogni caso ottobre me lo aspetto non eccessivamente volatile. Ne parliamo comunque nel prossimo video, perché dove andremo a parlare solo del mese di ottobre e di quello che c'è da attenderci, compreso poi le altcoin migliori che potremmo andare a valutare. Andiamo a vedere anche ETH, perché ETH da un punto di vista di struttura del ciclo mensile è identico a Bitcoin. Come vedete ragazzi, tutti questi cicli insomma non sono belli da vedere, non sono belli da vedere, perché mentre questa struttura è creata così, questo ciclo del mercato è palesemente un ternario, o andiamo, vi ripeto, a fare una cosa del genere, il rischio è molto alto che questo per esempio è stato anche un fake break di queste medie, cioè in pratica potrebbe essere che il mercato continui a oscillare, e se arriviamo vicino al 10-12, insomma, poi c'è la fase di ribasso, insomma, viene fuori male. Comunque, ricordatevi, intorno al 20 la scadenza naturale di questi cicli mensili. Vi faccio vedere dove sta la questione legata invece alla struttura di Bitcoin in termini del grafico di natura settimanale. Il grafico settimanale è impostato su questo canale laterale discendente, che però tecnicamente queste sono figure di analisi tecnica che si definiscono di riaccumulazione. Questa è una figura discendente, sì, ma positiva, ragazzi. Vi faccio vedere anche l'indicazione del pattern, proprio quello di studio, proprio classico, teorico di analisi tecnica. Ok ragazzi, allora ecco la figura del pattern, questo è il famoso pattern di continuazione che si chiama cuneo, quindi il falling wedge, così denominato. Questa è un palese falling wedge che si sta andando a identificare su un time frame settimanale di Bitcoin con come pattern chiaramente di continuazione del trend. Ora ragazzi, che sia chiaro, non andate a vedere questi pattern in maniera identica a livello proprio di immagine, perché non si usa così analisi tecnica, non si fa così analisi tecnica. Il pattern è una figura, va vista ragazzi, i mercati sono aleatori, oscillano, non si muovono in maniera identica, ok? Quindi levatevi dalla testa queste fesserie, lo so che c'è tanta disinformazione online, ma purtroppo solo con l'esperienza riuscirete a capire un po' queste differenze. Allora, questa struttura che si sta andando a delineare su Bitcoin sembrerebbe insomma essere un pattern di continuazione poi di questa fase di uptrend, quindi uptrend il cuneo, che purtroppo ragazzi tecnicamente dovrebbe avere almeno un'altra zona verso giù e poi una nuova fase di bull run.
Ora tutto sta nella break di questo livello che vediamo ormai abbastanza evidente, cioè la trend line discendente che vedete unisce i due massimi in questo momento su time frame settimanale. Un eventuale break di questa trend line, per esempio qui con consueto break anche del livello che vi ho detto prima, 53 di Bitcoin, sancirebbe la fuoriuscita del mercato del re delle cripto da questa figura di ribasso, che poi è una figura di continuazione del trend tecnicamente, insomma, abbastanza valida, soprattutto se la guardiamo nell'ambito di trend così bull come quello di Bitcoin. Ecco perché in questa fase un rialzo sopra il livello di 53 è molto importante, ve l'ho spiegato, e anche perché in questo momento è difficile che il mercato possa in effetti andare ad avere questa linfa istantanea. Non ci speriamo, però vedremo un po'. Quindi ottobre, mese estremamente complicato, perché abbiamo di nuovo la possibilità per il mercato di scoppiettare sopra questo livello di 53, se ci arriva, ok? Potrebbe in effetti scoppiettare veramente, ragazzi, però man mano che ci avviciniamo alla famosa scadenza ciclica del 10, se i prezzi da cui, insomma, a livello di massimo sono questi attuali, quindi intorno ai 48 e qualcosa, è un po' pericoloso, perché il mercato potrebbe andare a fare una chiusura ciclica mensile del mese di ottobre per chiudere il ciclo poi trimestrale eventuale, un po' complicata. Da un punto di vista di analisi di volatilità, il mese di ottobre non ha fatto nulla al ribasso, perché è partito subito in quarta. Questa cosa a me non piace ed è quello che un pochettino mi rende titubante, anche se su questa candela del mese di ottobre ci potrebbe stare questa cosa qui, ragazzi, ma la vedremo nel prossimo video, vi spiego anche perché poi ci potrebbe stare. Io in questo momento sono un po' alla finestra con le persone di breve, come sempre il l'hold mio lo sapete, e la persona di medio, poi essendo entrata con i sistemi di trading, quelle vanno da sole, quindi in questo caso come vedete la diversificazione strategica ci copre, perché da una parte abbiamo le posizioni di breve, dall'altra quelle dei trading system, quindi discrezionale più trading system, siamo sempre coperti, che da una parte se anche siamo fuori, dall'altra poi invece è entrato, quindi insomma ragazzi vedete, multi strategia, così si sta sui mercati, va bene. Allora noi ci vediamo nel prossimo video, questi sono gli aggiornamenti ciclici e dei grafici, fatemi sapere un po' voi cosa pensate, lo so è una fase che sembra estremamente lenta dei mercati, ma ragazzi i mercati hanno bisogno di queste fasi lente, perché proprio da queste fasi ne scaturiscono grandi risultati. Stanno è come se si stesse facendo una grande riunione di condominio e tutti stanno discutendo che cosa fare, dove andare e bla bla bla. Se ci sarà questo break, allora ok, altrimenti ottobre ok, aspettiamo con calma, molto complesso. Ok, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate, noi ci rivediamo nel prossimo video. Forza Bitcoin!